Allora, ha fatto controllare le stanze degli altri albergatori? Sì, e purtroppo non c'è traccia della vostra amica. Abbiamo controllato ovunque, nelle stanze, in cucina, nella zona spa. Scusate se lo chiedo di nuovo, ma siete sicuri che la vostra amica non si sia allontanata di proposito con quell'uomo? Le ripeto che quell'uomo era sospetto e Katie non si è allontanata di sua spontanea volontà. Beh, allora che cosa facciamo adesso se Katie non è dentro l'hotel? E mantenga la calma. Adesso chiameremo la polizia e vedremo di far ispezionare l'isola. Ragazzi, io non credo che ce la farò a dormire stanotte con Katie scomparsa e quei due pazzi in giro per l'isola. Pensare di essere stati seguiti da quel pazzo fino in vacanza. Quindi si può dire che questa vacanza è rovinata. E poi, se non troviamo nemmeno Katie? Sean, che stai dicendo? Certo che la troveremo. Io ne sono certo. Qua c'è molto da preoccuparsi. Quel pazzo potrebbe già essersene andato dall'isola. E allora le ricerche sarebbero davvero dure. Ivan, ho una cosa per te, anzi, qualcuno per te. Lexi, sono tuo. Ma che cavolo? Ma che cavolo cosa? Guarda che ho qui per te, Lexi. No, frena un attimo. Non è Lexi. Ma che stai dicendo, Ivan? Certo che è Lexi. Quella con la ciocca rosa, molto carina. Oh no, non è possibile! Hai preso la persona sbagliata! Quella è Katie! Cosa? Ma io avevo capito che fosse lei! No, questo non doveva succedere! E adesso come procediamo? Che cosa ci faccio io con lei? Io non lo so. Ci picchia e non possiamo nemmeno tornare all'hotel e prelevare Lexi. Probabilmente staranno già cercando Katie. E sarà pieno di poliziotti, io ti odio! Sei un incompetente! Scusa, e quindi? Però ora che ci penso c'è ancora una cosa che possiamo fare. Sì, possiamo ricattare il gruppo. Katie in cambio di Lexi. Ma certo. Intanto legala. Oh cavolo, la situazione è peggio del previsto. Io non volevo nemmeno finirci in mezzo. Caspita, che tuoni! Jay, ma che stai facendo? Sto andando a cercare Katie. No, tu sei impazzito! Con questa burrasca che c'è fuori. Torna a dormire. Ken, come posso stare tranquillo quando Katie è là fuori? O forse non è nemmeno là fuori? Capisci? Sono agitato. Non posso dormire. Sì, ma Jay, con questo tempo sarà il doppio più difficile cercarla. E poi non sei nemmeno una persona competente. Lasciamo fare alla polizia. Tu adesso cerca di dormire. Lo so che non è facile, ma... Ken, non capisci? Io potrei non rivederla più. E non averle detto che cosa provo per lei. Io sono innamorato di Katie. E perderla mi spaventa più di ogni cosa. Che romanticone, Jay. No, Ken, sta zitto. Davvero, potremmo non rivederla più. Jay, lo so. Siamo tutti preoccupati. Tu però, promettimi che non farai cavolate, che non andrai da solo alla ricerca di Katie. Non voglio che ti succeda qualcosa. Va bene, vedrò di ascoltarti. Ma dove sono? Aiuto, aiutatemi! Dove mi trovo? Ehi, stai zitta! Tu, che cosa mi hai fatto? Ti prego, abbassa la voce, o lui si sveglierà. Lui chi? Ivan. Che cosa significa tutto questo? È successo che io dovevo rapire Lexi e consegnarla a Ivan, solo che vi ho confuse e quindi adesso tu sei qui al posto di Lexi. Quindi Ivan ha pensato di ricattare il tuo gruppo di amici e... Insomma, loro dovrebbero consegnargli Lexi in modo che tu venga liberata. Questo è assurdo. Voi siete dei malati. No, abbassa la voce e comunque... Io non sono come Ivan, io
Io sono stato costretto a fare tutto questo. Sono stato minacciato, ok? Non mi interessa, sei cattivo tanto quanto lui. Perché è successo tutto questo? Che cosa faccio? Questa ragazza non merita tutto questo e nemmeno il suo gruppo di amici. Ivan è un folle e sta mettendo nei guai anche me, la mia reputazione. Ehi, Katie, forse ho un'idea. Che idea? Potrei ingannare Ivan. Ti ho già detto che io non sono come lui e non sono d'accordo con quello che sta facendo. Sono stato minacciato. Potrei ingannarlo al suo stesso gioco. Ora tu rimani qui e io andrò dal tuo gruppo di amici. Allora ce l'hai un po' di cervello e un po' di cuore. Non riesco proprio a dormire. Sì, Ken mi ha detto che non dovrei andare a cercare Katie, ma sono troppo agitato. Ho troppa ansia e potrei anche non cercarla, ma dormire sicuramente no. Sono troppo agitato. Effettivamente un'occhiatina fuori potrei anche darcela. Giusto un po'. Mi porto un ombrello e... Ok. Credo che Ken avesse proprio ragione. Con questa pioggia non si vede niente e con questo buio e... Aspetta un attimo. Ma che stai facendo? Cosa hai fatto a Katie? Dove è andata a finire? Aspetta, aspetta! Io sono dalla vostra parte. Sono qui per darvi delle novità. Delle novità? Possiamo però entrare. Va bene. Guarda un po' chi c'è. Con quale coraggio ti presenti qua? E piuttosto, dov'è Katie? Ridammi la mia migliore amica! Ragazzi, non è che è armato. In effetti, come possiamo fidarci di te? Secondo me è un inganno. No, no, vi giuro che non è un inganno. Io l'ho già detto alla vostra amica, Katie. Io non sono dalla parte di Ivan. Io sono stato costretto a fare quello che ho fatto in quest'ultimo mese. Io non volevo rapire Katie, l'ex, insomma... Io voglio passare dalla vostra parte e aiutarvi. E come vorresti farlo? So dove si nasconde Ivan. E posso dirvelo. Una chiamata anonima. Rispondi. Pronto. Ciao, Lexi. Da quanto tempo? Oh mio Dio. Come va la vita? A me molto bene in compagnia della tua amichetta Katie. Lasciala andare! Oh, no, no, no. Lexi non funziona così. Se volete riavere Katie, dovrete fare uno scambio. Tu... per Katie, altrimenti lei farà una brutta fine. Oh no! Beh, prendere o lasciare, decidi tu. Ti manderò un indirizzo e tu ti presenterai lì. E poi avverrà lo scambio. Mi raccomando, no polizia e nessun altro deve venire con te, altrimenti sai già come andrà a finire. Sai, con me ho una pistola, non ti conviene sottovalutarmi. No, Lexi, non puoi farlo, non se ne parla. E invece sì. Lexi. Tutto questo è iniziato per causa mia, quindi... penso mi tocchi. Katie è un innocente. Accetto, Ivan. Perfetto. Allora ci vediamo tra qualche ora. Al sorgere del sole. A presto, Lexi. Lexi, io non sono per niente d'accordo. Non puoi fare una cosa del genere. E invece sì. È perfetto. Io sarò dalla vostra parte. E quando Lexi si presenterà lì, ci sarò io a proteggerla. E anche a proteggere Katie. Dovete fidarvi. Certo che questa notte è proprio bizzarra. Io non ho chiuso occhio, vorrei dormire. Liam, non è il momento. E tu piuttosto, Lexi, stai attenta. Io intanto tornerò da Ivan. Dirò che sono andato a fare un giro e... speriamo che vada tutto bene. Sono tornato. Dove cavolo eri finito? Ti avevo detto di controllare Katie. Che cosa stavi facendo fuori? Mi è venuta un po' d'ansia con tutta questa situazione. Sai che non puoi fare vederti da nessuno. Potrebbe esserci la polizia in giro. L'FBI, chi lo sa? Quindi rimani qua dentro. Comunque, ho grandi notizie. Sono riuscito a ricattare il gruppo. Lexi sarà qui tra qualche oretta. Ha detto che ha accettato il ricatto e che si scambierà con Katie. Perfetto. Le ho detto di non portare polizia, amici. Altrimenti sappiamo tutti cosa accadrà. Oh, sì, interessante. Tu coprimi le spalle. Mi raccomando. Certo.
Ken, stanotte non riusciremo proprio a chiudere occhio. Con Lexi che rischia la vita, ma anche Katie. E non sappiamo se possiamo davvero fidarci di quel roscio. Infatti, forse era meglio mandare dei rinforzi. Questa storia non mi convince. No, Jay. Ma dov'è Jay? È questo l'indirizzo. Lexi! Da quanto tempo? Non ti sono mancato. No, affatto. E pensa un po', non ho ancora finito. Visto che adesso tu rimarrai con me per sempre. Ho la tua amica di là. Farà una brutta fine, come ti ho già detto. Quindi se rimango con te, promettimi che la lascerai andare. Un patto è un patto. Fortuna che ho seguito Lexi e ho scoperto dove è Katie. Guarda, la finestra aperta. Se mi arrampico, riuscirò a entrare. E salverò Katie. E anche Lexi. Oh! Ah! Katie! Oh mio Dio, Katie! Stai bene! Jay! Oh mio Dio, non sono mai stata così felice di vederti. Ma che ci fai qui? Sono venuto qui a salvarti e... vedi... di là dovrebbe esserci anche Lexi e... Oh mio Dio, Jay! Katie, io... Ma che cosa sono queste voci? Non le sentite anche voi? Ma che cavolo! Ehi, avevo detto niente polizia e nessuno del tuo gruppo. Che ci fa lui qui? Ivan, io... Io non sono più dalla tua parte. È finita. Lascia andare Katie e lascia andare Lexi. Cosa? Che mi stai dicendo? Sei dalla loro parte. Sì, sono dalla loro parte. Non voglio più far parte delle tue follie. Devi finire in prigione. Io? In prigione? Non penso proprio. Oh mio Dio! Una pistola! Aiuto! Ve l'avevo detto di non scherzare con uno come me. Ora, tutti in fila. Sì. Oh mio Dio. Credo che mi porterò via Lexi e farò fuori voi tre. Pensavate di ingannarmi. Non potete. Non potete! Sicuro che non puoi essere ingannato. Cosa? Prendi questo! Pensavi davvero non mi presentassi alla tua cattura? Dopo tutto quello che mi hai fatto passare in questi mesi? No, mi dispiace. Ragazzi, ma voi non dovevate esserci. Se è per questo nemmeno tu, Jay. Ma eravamo tutti troppo in pensiero. Ci sono anche gli altri. E la polizia. Ivan, sei stato proprio stupido a sottovalutare un gruppo da 19 persone. Tu sei solo. E noi siamo in tanti. L'unione fa la forza. No, non è possibile! No! Jay! Katie!